Forse finalmente ci siamo. Benvenuti in questo mio nuovo video di Hytale, e oggi andremo a parlare di una cosa molto interessante. Ti ricordo quindi, prima di incominciare, mi raccomando, iscriviti al canale se vuoi restare sempre aggiornato su Hytale. Condividi anche per far scoprire questo nuovo fantastico gioco a tutti i tuoi amici. Lascia anche un bel mi piace importantissimo per supportarmi. Commenta e condividi. Iniziamo subito. Parliamo oggi del sito di login. Infatti sono stati trovati su internet dei vari siti di Hytale che riguardano proprio a un login. Forse quindi ci siamo, arriverà tra poco la beta oppure il gioco. Andiamo subito ad analizzare. Vi ricordo però che ancora non è nulla di ufficiale, potrebbero essere soltanto delle persone che hanno creato questi siti. Mi raccomando quindi non inserire i tuoi dati. Comunque c'è proprio su internet e possiamo ad esempio cliccare le varie cose, quindi c'è proprio un sito. Andiamo ad analizzare le varie immagini. Innanzitutto questa è la schermata principale e notiamo che c'è un login, email e password. Quindi abbiamo il nostro account, dobbiamo inserire l'email e la nostra password. Si può anche ricordare e fare il login. Si può fare anche il login con Twitter, Discord e Google. Quindi possiamo praticamente fare il login con tre cose diverse. Poi abbiamo il tasto login e abbiamo anche il tasto di creare un nuovo account. E questa è la prima immagine di questo sito. Questo sito in teoria è un sito sviluppatore, quindi potrebbe essere che stanno cercando di testare questo nuovo sito. Probabilmente quindi questa è la schermata del sito di login, ma ancora vi ricordo che non è ufficiale. Quindi forse dopo esserci registrati con la beta potremo fare il login. Nuova immagine invece, c'è scritto sito esterno con due bottoni, autorizzare e non autorizzare. Quindi questa è un'altra cosa, probabilmente questo serve per testare il sito. Nuova immagine, abbiamo praticamente che c'è un parametro che non va bene, ovvero lo stato. Comunque da notare anche lo sfondo, questo sfondo si può trovare proprio nel sito di Hytale. Comunque vi ricordo che ancora questo non è ufficiale come sito, ma potrebbe essere la pagina di login, quindi forse ci siamo vicini a una beta. E si può anche interagire, ma vi consiglio di non mettere per adesso niente. Poi abbiamo anche un'altra immagine dove c'è sempre il logo di Hytale con scritto dei parametri non messi, praticamente le mail. Si può anche fare il login e queste sono le funzioni principali che sono state trovate in questo sito qua. Poi le mail con scritto test e di accettare anche i termini d'uso. E possiamo fare l'accesso. Cosa vuol dire questo? Praticamente forse quindi questo sito è ancora in fase di test, stanno provando, ma ancora vi ricordo non si sa nulla. Comunque qua possiamo vedere che ci sono queste funzioni qua. Poi abbiamo anche un'altra immagine con device non autorizzato, di tornare al login. Questo quindi proprio è un sito per fare il login. Probabilmente quindi una volta che avremo la beta, ci siamo registrati alla beta, potremo fare proprio il login sul sito di Hytale. Potrebbe essere anche che questo sito non c'entra nulla con Hytale, potrebbe non essere ufficiale. Quindi comunque una cosa molto interessante, che forse ci siamo quasi vicino alla beta o al rilascio. Comunque questo sito si può trovare su internet e si può proprio interagire con questo sito. Vi ricordo però, fate attenzione, forse quindi ci siamo, ci possiamo aspettare un annuncio imminente. Ancora questo non si sa. Comunque questo video finisce qua, spero che sia piaciuto, mi raccomando iscriviti al canale per stare sempre aggiornato sulle ultime notizie di Hytale. Lascia anche un bel mi piace per supportarmi, commenta per farmi sapere la tua e condividi. Noi ci vediamo in un prossimo video, cercasuoli.